Siamo a poche ore dal voto sui quattro referendum a cui siamo chiamati a dare delle risposte precise. Siamo con Margherita Hack. Margherita, intanto andrai a votare. Certamente, certo che andrò e spero che molti ci vadano, che si raggiunga il quorum. E cominciamo con il referendum di cui si parla un po' meno, quello sul legittimo impedimento. Cosa pensi di fare e perché andare a votare per cancellare questa norma? Beh, questa è una norma vergognosa e va cancellata perché la legge è uguale per tutti e quindi è vergognoso che un premier e i suoi ministri possano cercare di procrastinare all'infinito i loro appuntamenti con i giudici. Anche Sull'acqua invece cosa farai? sull'acqua, l'acqua è un bene essenziale e non può essere soggetto all'economia. L'acqua è un bene essenziale e quindi deve restare pubblico perché il pubblico deve avere a cuore i singoli cittadini, non gli interessi dei privati. C'è stata una tua presa di posizione sul nucleare che ha fatto molto discutere. C'è un referendum, che proprio ripropone il tema del nucleare. Tu cosa farai su questo referendum? Molti se lo chiedono. Su questo referendum, infatti, per me questa è una cosa piuttosto problematica, perché io penso che l'energia nucleare sarà certamente necessaria in futuro. So che l'Italia è completamente dipendente dall'estero, noi compriamo energia nucleare dalla Francia, dalla Svizzera, anche dalla Slovenia, e compriamo metano e petrolio che però si esauriranno dalla Libia, dall'Ucraina. E l'energia nucleare sarà certamente necessaria in futuro. Oggi metterla in Italia è una questione molto problematica, anche perché ci sono effettivamente grossi problemi. Uno fondamentale è quello delle scorie. Le scorie radioattive non si sa dove metterle, è un problema che hanno tutti coloro che hanno centrali nucleari e a cui uno dei massimi esperti in materia è proprio un italiano, che il nostro premio Nobel Carlo Rubbia sta proprio lavorando cercando di sostituire il combustibile nucleare uranio, che ha una vita media estremamente lunga, con altri combustibili nucleari che abbiano una vita media più breve e quindi le cui scorie siano meno pericolose. Poi bisogna lavorare all'energia nucleare da fusione. C'è ancora il problema della fusione fredda, che è ancora qualcosa di non ben compreso. È effettivamente efficiente o no? Anche queste sono cose da chiarire. Quindi, dire no al nucleare oggi in Italia, però non dire no alla ricerca. Dopo Chernobyl si fece il grosso sbaglio di interrompere completamente la ricerca sul nucleare. La ricerca va continuata, va incrementata per trovare fonti meno pericolose, centrali più sicure, ma certamente non potremo sempre basarsi esclusivamente sull'utilizzo, maggior utilizzo delle centrali, delle energie rinnovabili, perché l'eolico, sia l'eolico che il solare, possono dare un grosso contributo, ma sono anche energie intermittenti e l'eolico c'è quando c'è il vento, e mentre in certi paesi come la Spagna o la Germania affacciate sull'Oceano Atlantico o sul Baltico ci sono venti perenni, questo non è vero per l'Italia. E il sole c'è di giorno e non di notte, quindi bisogna integrare con altre forme di energia. E quindi questi problemi vanno tenuti presenti. E quindi credo che oggi il maggior ostacolo a dire di sì all'energia nucleare siano proprio gli italiani. Non siamo un popolo molto affidabile, e lo dimostra la leggerezza con cui si affronta certi problemi della sicurezza. Penso per esempio ai milioni di persone che abitano in case abusive alle falde del Vesuvio, il quale Vesuvio sta dormendo da decenni, però non è morto.
e quindi quello è davvero un pericolo reale. Pensa all'incapacità di liberarsi dei rifiuti di Napoli. Quindi ci sono tanti problemi, penso all'infiltrazione delle mafie in ogni affare lucroso, penso all'Aquila dove in conseguenza del terremoto si è scoperto che nel cemento c'era molta sabbia, si è scoperto che alla casa dello studente si erano dimenticati addirittura di mettere un pilastro. E queste leggerezze non si possono avere quando si ha a che fare con una forma di energia molto pericolosa, quella il nucleare. Quindi alla fine 4 sì? Alla fine 4 sì, di cui 3 ben convinti e uno con queste remore. Sì, cioè no all'energia nucleare, ma sì alla ricerca, che la ricerca debba continuare.